Vivete di musica, volete studiare, continuare, insomma, a laurearvi? Ecco, potete quindi, ragazzi, stringete i denti e studiate, anche se magari vorreste rimanere sui social a frienzonare le persone. Questa è Clara. Ciao Clara, nickname Alessio, my hero, yes. Grazie a te ho conosciuto due gemelle stupende. Ci saluti, Clara, Eva e Federica. Ti amiamo tantissimo. Ciao bellissime, sì, hai conosciuto due gemelle stupende, è bellissimo, mi hanno già raccontato di tante storie, tantissime storie di amicizie che sono nate, ecco, grazie a me, grazie alla musica, è una cosa stupenda, ragazzi, pensateci, cioè condividere una band o un artista o della musica, avere della musica in comune è una cosa pazzesca. Si riescono a formare delle amicizie, amicizie veramente forti. Ho letto anche, insomma, di amministratrici di gruppi che sono, mamma mia, so scioglilingua, amministratrici di gruppi che sono diventate amicissime appunto per la passione in comune, per amare lo stesso artista. E questa è una cosa veramente bella, ecco, conoscere altre persone durante i concerti. È pazzesco, io non l'ho tanto coltivata nella mia adolescenza queste cose, ma voi fatelo perché è veramente incredibile come possono nascere le amicizie. Prossima domanda, qui mi segna che è l'ultima. Mary Jacker. Ciao Mary, Ale, oggi è la giornata INT contro la violenza sulle donne. Hai mai pensato di scrivere per loro una canzone? Beh, è un'idea molto bella scrivere una canzone sulla violenza delle donne. Oggi questa cosa è diventata una cosa a livello, ecco, veramente forte a livello mediatico, ma è vero, cioè prendersela con una donna, noi maschietti che abbiamo molta forza, poi dipende chi maschietto, ovviamente ci sono dei maschietti che non hanno neanche forza per alzare un dito. Comunque non è leale prendersela con delle donne, non è. Hai delle palle piccole così, capisci, se te la prendi con delle donne. Quindi, ragazzi, pensateci bene, non fatelo mai. Tra l'altro, ecco, la canzone per la violenza contro le donne, saluto, è un grande artista e grande amico, Alex Britti, grandissimo, che ha proprio scritto una canzone per la violenza contro le donne. E ho visto il servizio oggi al TG2 e veramente un grande gesto da parte sua, quindi io saluto, un grande abbraccio Alex e niente, quindi no alla violenza contro le donne. Oggi il Bernasca è finito, quindi non so cosa dirvi. Guardate, io sicuramente il nostro appuntamento sarà prossimo sui social. Magari il prossimo mercoledì ci penserò a fare un Berna Secret o un Berna Ask o un Berna Ansia, come lo chiamate voi. E niente, spero di vedervi presto. Saprete news riguardo a Natale, periodo natalizio, eccetera, sui prossimi eventi, sui prossimi concerti, tutto quello, insomma, che volete sapere lo saprete. E niente, qui Alessio, vi mando tanti baci. Alla prossima. Ciao!